ci fai sognare. Che meraviglia. Vabbè, siamo già le 12:42, 33, 34, 35, 36. Mia auguri! No, va bene, giusto. Comunque, volevo ricordare che sì, uno dei nostri sponsor è anche la pizza col sorriso. Noi domenica andiamo lì a mangiare, domenica a pranzo. E niente, se volete venire pure voi, guarda, la pizza col sorriso ha stilato un menù di quelle boom boom. Tanto per cambiare, noi ce ne infischiamo della dieta e andiamo a sfondarci di cibo buono. Domenica pranzo libero. Se, ma qual è giovedì pranzo libero? Noi facciamo pranzo libero, cena libera, colazione libera, spuntini liberi, tutto libero. Domani al sushi, cioè vergogna. Liberi tutti. Liberi tutti. Apocalisse zombie. Guarda che se scoppia l'apocalisse zombie, noi saremo proprio gettonatissime. Adducciamo c'è nascono. Comunque vogliamo anche ricordare invece in vista. Ah beh certo, se avete problemi agli occhi. Ecco, secondo me, se quando passate davanti allo specchio vi vedete un po' troppo larghi, non è che siete ingrassati, è che non vedete bene. Andate dall'ottica in vista, fatevi una visita optometrica e comprate degli occhiali per vederci meglio. Comunque, noi abbiamo la soluzione per tu, forse voi non avete capito ancora questa cosa. Noi abbiamo la soluzione per tu. Noi dobbiamo trovare pure la soluzione per abbattere anche il signor Gentile, sì, va bene? Gentile, ora stava shakerando un contenitore alimentare con degli alimenti dentro. Qua bisogna rivedere il contratto perché adesso Paolo Gentile lo devono mettere in una gabbia a parte. Dobbiamo convocare i genitori e Maddalena. Ma che poverino, perché hanno una certa età. Però cioè, si liberano di loro effettivamente durante il giorno, quindi ce dobbiamo prendere noi. Almeno dateci un accompagnamento, una cosa. Comunque, Lu, a questo punto la domanda sorge spontanea e naturale. Quella già messa a friggere l'aglio con l'olio. Lu, ma che si mangia? Mo faccio sfogare un poco Tiziano con le sue cose, dei suoi rumori. Oggi facciamo i taralli scaldatelli. Oh, come quelli che faceva mia madre. Non proprio. Diciamo, non faccio proprio testo la ricetta di tua madre perché so che molti dentisti hanno fatto i soldi con i taralli di tua madre. Come ti ho detto l'altro? Perché si faceva un clodin drut praticamente. Allora, il sapore era buono. Anche la forma era gradevole, lei li mandava. Però li dovevi tenere in bocca una decina di ore, diciamo che tu con la saliva li dovevi ammorbidire. Ma non siamo uguali, niente. Manco una caramella praticamente. Niente. Allora, andiamo con 450 grammi di farina zero, sì, 100 grammi di semola rimacinata, sì, 130 grammi di olio extravergine di oliva, 190 grammi di vino bianco, mezzo cucchiaio di sale, 20 grammi di zucchero e a piacere un cucchiaio di semi di finocchio oppure di pepe o un'altra spezia, oppure rifate con l'olio extravergine oliva e basta. Ma ecco perché come fanno volete ingrassare così tanto, cioè c'è tutto quell'olio, il vino, porca paletta, vai. Allora, portare una pentola con dell'acqua ad ebollizione. Sì. Nel frattempo voi mettete, se avete anche una planetaria e non volete farlo a mano, diciamo così, il vino che dovete leggermente riscaldare e il sale, va bene? Aggiungete poi tutto il resto degli ingredienti e dovete lavorare, va bene? Formate poi il serpentello, sì, no? Che andrete a tagliare per chiudere il tarallo. Li fate di che misura volete, però nella normalità, insomma, come si può dire? Quanto, insomma, dito indice e pollice che si chiudono. Esatto. Ok, grazie Nanni. Come a dire ok, quello è un tarallo giusto. Poi, allora, una volta che i taralli saranno, avrete formato i taralli, non appena l'acqua della pentola bolle, li calate dentro. Appena vengono a galla, li tirate su con una schiumarola e li lasciate asciugare per 2 ore su di un canovaccio di cotone. Ecco dove sbagliavo io, ok. Poi li posizionate in una teglia antiaderente e li infornate forno caldo per 25-30 minuti. Devono risultare dorati, li lasciate raffreddare a casa, ne manca. Si raffreddano, si mangiano direttamente così e poi se riavanzano li mettete nei contenitori ermetici, se no avanzano. Che buoni taralli. Però se proprio non avete tempo, andate al panificio, quello che vi piace ma non è la stessa, un mezzo chilo di taralli senza fatica e che vi mangiate Vabbè, comunque sì, vorrei essere libera di mangiare quanto cappero mi piace. Su Radio Bari, I want to break free, the queen. E puoi sapere le bar, ehi. I got to break.
infatti. Siamo rientrati perché il tempo, come sempre, tiranno, e quindi ci dobbiamo salutare con il nostro grande dispiacere. A noi dispiace per voi, perché noi continuiamo a stare insieme, siamo praticamente sempre insieme. A ridere come due cretine, poi, però a però voi ci così. Dispiace per voi, a voi arrivano solo frammenti. Su di voi arriva solamente questo tempo uggioso, però noi domani torniamo. Però con la leggerezza nel cuore di averci sentito per 50 minuti di fesserie. Ci potete anche rivedere, risentire assolutamente stasera. Allora, sì. Rivedere alle 21.30 su Telebari, oppure risentire alle 18 su Radio Bari. Esatto, esattamente. Quindi con voi e noi nel cuore reciprocamente. Noi ce la vediamo! E noi ce la sentiamo. E voi, ciao! Vi auguriamo una splendida giornata. Ciao, ciao! Questo programma è presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore.